importante, 16:40, ma allora c'era un'altra valutazione. Intanto, dopo la Striuchkova, ecco il momento ancora di Federica Febbo con la palla. Questa piccolissima sbavatura finale per cui la palla sicuramente non è stata ben direzionata. Ecco qui un esempio di quelli che sono gli elementi corporei obbligatori della palla, che sono appunto le souplesse, quindi tutti quelli che sono movimenti di scioltezza. Febbo ce ne sta facendo uno appresso all'altro.